Voglio accompagnarti in una pratica che è ormai la quotidianità da 10 anni per me, che mi ha aiutato profondamente a gestire i momenti di confusione, di smarrimento mentale, a ritrovare una sana lucidità e a vivere le mie emozioni in maniera più equilibrata, sentendo che possono trovare spazio dentro di me senza doverle scaricare sugli altri né reprimerle nel mio stomaco, nel mio petto, facendomi del male, intossicandomi. Se è la prima volta che vedi un mio video, ti do il mio più caloroso benvenuto, anzi il mio più fresco benvenuto con questa cascata dietro. Sei capitato o capitata in un video di quelli che a me piacciono tantissimo, ossia dove entriamo nella pratica. Io sono Marco. Ho creato un percorso che dura dalle 10 alle 12 settimane, con cui ho aiutato decine di persone a superare momenti in cui si sentivano persi, confusi, di aver perso la fiducia in loro stessi, le sicurezze, dei punti di riferimento, e a ritrovare una profonda stabilità emotiva e mentale per poter tornare a godersi profondamente le piccole cose nella loro vita. Quella capacità naturale di godersi la vita che gli ha permesso di riprendere in mano le proprie scelte e allinearsi alla vita che desideravano davvero. Ti porto con me in questo posto meraviglioso. Come puoi sentire dal rumore, c'è un sacco di potenza della natura in questo posto, quindi non so dove tu sia in questo momento, ma ti invito a chiudere gli occhi, a trovare una posizione comoda il più possibile con la schiena eretta e a sederti con i piedi ben piantati a terra. Anche se sei seduto a gambe incrociate, ti invito a sentire le gambe che proprio sprofondano e toccano il pavimento o la terra in maniera rilassata, completamente abbandonata. Quando c'è tensione nelle nostre gambe non riusciamo a rilassarci. Quindi trova la tua posizione e chiudi gli occhi insieme a me. Fai un respiro profondo, lascia che i suoni che stanno circondando me arrivino anche a te. Il suono dell'acqua di questa meravigliosa cascata. Prova a immaginare di respirare l'aria fresca che c'è in un ambiente naturale, ombreggiato, un'aria viva, quasi frizzante. E ti invito a portare l'attenzione al tuo respiro. E in particolare alla qualità del respiro, che è il fatto che non dobbiamo ricordarci di respirare, ma avviene senza che noi lo controlliamo. Proprio come i pensieri e le emozioni sono elementi naturali dentro di noi, che arrivano perché esistiamo, e l'unico intervento che possiamo avere su questi elementi è diventarne consapevoli e piano piano imparare a fluire con essi. Invito a sentire l'aria che dal naso entra in tutta la testa. A volte si sente di più nella fronte, a volte dietro nella nuca. E se hai bisogno di sentirla meglio, puoi fare dei respiri profondi, riempire il cranio di ossigeno. L'ossigeno è ciò che ci rigenera, che attraverso i polmoni pulisce il nostro sangue in tutto il corpo, in tutto l'organismo, e porta nuova energia vitale,
Senti come riempendo la testa di ossigeno puoi anche lasciare andare quello che dentro alla testa di pesante c'è. Magari qualche preoccupazione che ti porti dalla giornata. Un dolore fisico, un mal di testa, una tensione agli occhi. Respirala tutta dentro al cranio e poi all'espiro lascia che la testa si rilassi, che il cervello si appoggi, che si lasci sostenere dal cranio. E che la tossicità vada fuori dal naso. E ti invito ad aprire leggermente la bocca come a rimanere incantato, incantata. Così la mandibola e il viso possono rilassarsi. E respirando dalla bocca sentiamo anche la gola. L'aria attraversa la gola e magari ci sono nodi, tensioni. Senti che ogni giorno l'aria passa lo stesso, anche quando hai una vita soffocante. E consapevolmente senti dove puoi lasciare andare e rilassare le tensioni che trovi a livello della gola, a livello delle spalle. Dolcemente riempi tutto il petto di nuova aria, di ossigeno. E se puoi apri anche un pochino le spalle, portando lo sterno verso l'alto. Sentendo che anche il cuore respira. Che anche la schiena respira. E che se porti l'attenzione fino ai palmi delle mani, puoi sentire pulsare anche quelli. Ogni respiro prende nuova energia, nuovo ossigeno, pulisce le tossicità che ci portiamo dentro e ogni espiro le scarica fuori, restituendole alla terra, togliendole dalle nostre spalle. Braccia, petto, gola, testa, respirano insieme come un unico organismo. E oltre al petto, il respiro arriva a gonfiare anche la pancia, portando rilassamento nelle pelvi. Fai un respiro che porti il più possibile a gonfiarsi la pancia e poi lascia andare. Senti che effetto fa, pochissime volte respiriamo nella pancia, ce ne dimentichiamo continuamente. Quando respiriamo nella pancia stiamo usando il 100% dei nostri polmoni. Quando abbiamo l'ansia, respiriamo solo di gola, solo di petto alto e non arriva ossigeno al nostro cervello, è impossibile gestire le emozioni. Quando respiriamo nella pancia creiamo un baricentro stabilissimo. Senti il sedere che appoggia dove sei seduto,
o seduta. E senti come tutte le tensioni e le tossicità dentro alla pancia, allo stomaco. Lo stomaco è un ricettacolo di emozioni represse, l'intestino di cose trattenute, di cose non digerite, appunto. E le pelvi trattengono tutta la nostra paura. Tutte queste emozioni e tensioni possono essere scaricate attraverso la pianta dei piedi. Quindi senti anche le gambe, senti il contatto con il pavimento. Ti porto energeticamente in questo luogo magico. Quindi immagina attraverso i suoni che senti di poter poggiare i piedi, la pianta dei piedi, sulla terra, sulle foglie in decomposizione, e restituire alla terra tutto ciò che non ti serve più, perché lo possa trasformare. Esattamente come fanno gli alberi. Lasciano andare le foglie, i rami secchi, perché il suolo le rigeneri, le trasformi in nutrimenti che servono all'albero stesso per nutrirsi, crescere e costruire la propria salute. Senti tutto il corpo insieme a respirare, la pelle elastica che si gonfia come un pallone, e lascia che il tuo baricentro si assesti giù nel bacino. Continuando questo processo di pulizia, di trasformazione attraverso il respiro. In tutto il corpo e anche oltre. Senti il tuo spazio intorno a te. Senti fino a dove, intorno al tuo corpo, hai bisogno di sentire il tuo spazio. Magari solo qualche centimetro, magari tutta la stanza. Crea uno spazio protetto e unico in cui niente e nessuno può entrare. In cui sei tu a trovare te stesso. Trovare stabilità, sicurezza. E resta qualche secondo ancora in questo spazio sacro per te, di presenza. Prova a sussurrarti con una mano sul cuore: io ci sono. E senti che effetto fa. E poi con un respiro dolce ma profondo, con tutti i polmoni
entra in questo spazio di godimento che puoi portarti anche fuori dalla pratica. Nella tua giornata, nel tuo riposo, se per te è sera. E lentamente puoi scegliere se rimanere ancora un po' in ascolto di questo spazio solo tuo, di lucidità, presenza, stabilità emotiva, oppure se vuoi sgranchire il corpo, cominciando dalle estremità, sentendo che cosa è cambiato nella percezione del tuo corpo, se senti che lo stai incarnando davvero. E arriviamo alla fine di questa pratica, che spero porti una ventata d'aria fresca nella tua vita e si apra una finestrella dentro di te che ti dica che è possibile vivere nel piacere qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi lavoro tu stia facendo, qualsiasi situazione difficile stai affrontando. Tu dentro porti la vita, sei vita. E se ti va, puoi lasciare un commento raccontandomi la tua esperienza, come è andata questa pratica insieme. Puoi scrivermelo in privato se non vuoi condividere delle informazioni personali nei commenti, ma è importante che condividiamo insieme questo spazio e anche come ti sei sentito. Posso darti dei feedback e magari suggerirti un modo per continuare a mantenere questo stato di lucidità anche quando esci da una pratica come questa. E ci vediamo al prossimo video.